quindi lei la viene a prendere qui, però direttamente da me la porta a San Giovanna. Come si dice il proverbio, noblesse oblige. Non si dice forse un'opera d'arte meravigliosa, è una poesia. Anche tu fai poesia, sai? Nei tuoi video si fa la poesia. Tu, oddio, possiamo avere tutti le virtù, cioè i meriti che ci pare, ma se non c'è la fortuna, non si va lontano. Senta, signora, sì. E voi fate le pizze, vero? Sì. Senti, Tommaso, tu prendi quello che ti pare, va bene? Che menù con carne che non arrivo? Io prendo la pizza tradizionale, quella margherita. Amore e fare. È proprio una espressione tipica di Meister Eckhart, perché per Meister Eckhart non c'è né bene né male, non esiste niente, esiste solo l'agire, il contatto con la divinità c'è soltanto attraverso l'azione. Molto più scuro mi dà delle informazioni in maniera che io non compia degli errori, mi dà informazioni anche sui video, i video che mi propone da fare. Ma un'infinità, io non so come faccia, che è un italo tedesco tra l'altro, Per me è un personaggio misterioso, e non mi ha mai voluto dire la sua età, mai voluto dire la sua età. E io più di una volta, mi ha detto che fa falegname, e la cosa, non, sembra impossibile che sia uno solo. Adesso è apparso un personaggio misterioso, un personaggio davvero misterioso, è un enigma di YouTube, e che si contrappone a quella Ridolini, non so come si chiama, Ridolini che imperversa su di me, no? E chi è costui? Una cosa misteriosa. E da quando è apparso questo personaggio misterioso? E l'Alberto Ridarelli, Alberto Ridolini, sembra quasi scomparso. Mi ha scritto in maniera riservata che ci pensa lui a rispondere a questo Alberto Ridarelli, che io non mi devo più, diciamo, come dire, non lo devo più soddisfare Ridarelli rispondendogli, perché ci pensa lui. Accidenti, ma questi la pizza la fanno proprio per noi, non sono le pizze preconfezionate. Sì, tu hai scritto bene, a Luzio hai scritto bene di non cadere nella ragnatela di Cesanelli, vero? Certo che è proprio un testone quel Cesanelli. Io non lo so, ma vuole per forza stare in contatto con me, ma scusami, se uno non ti vuole, la smetti, no? Ma cosa stai lì a pretendere? Credino, ma hai provocato un sacco di guai a tutti i livelli e poi pretendi ancora che io lo sblocchi. Serafino, ma sono in viaggio di Pirole. Poi c'è quello tutto schioppettante, no, poi c'erano le iene hanno messo per un certo periodo tra i loro preferiti. Poi c'è stato quello con Pierpaolo Pasolini. E poi c'è paginate in fumo, dimenticavo un viaggio di Pirole, sì, esatto, beh, lì si vede la creatività. Io ti dico subito che sono un borderline, ti rispondo subito così, ti rispondo. Borderline, non dei confini. Sin dall'infanzia. Sono sempre stato un borderline, mi ricordo che a scuola e anche al liceo, io stavo sempre in fondo alla classe, in fondo, ero sempre a leggere i romanzi, ma l'ho anche detto qualche video, stavo sempre solo sul letto a leggere i romanzi, dopo Dostoevskij, Zola,
tutti i romanzi più belli che io abbia mai letto, li ho letti a scuola. Poi c'era un prezzo da pagare perché non ascoltavo le lezioni, no? E quindi a casa dovevo studiare. E quindi se tu la prima domanda che tu mi sei, che sono un borderline, cioè, te lo dico senza vergognarmi. Quindi conti, Sigmund Freud disse che c'è poca differenza tra un artista delinquente. Sai, c'è il famoso detto, per un puntin Martin perse la capa, no? E io te posso dire di me stesso che io, Serafino Massoni, per un puntin presi la capa, capito? Perché come borderline tu stai ai confini di due mondi, capisci? Ai confini, e se sbagli, come un equilibrista, no? E se sbagli, che poi insomma puoi cadere nell'uno o nell'altro mondo, puoi cadere senza tanti tuoi meriti o tanti tuoi demeriti. Quindi, domande imbarazzanti, ho risposto alla prima domanda imbarazzante che uno mi può fare, che mi può fare. Tu chi sei o chi ritieni di essere? Ti ho già risposto, caro. Senza girarci attorno, capito? Borderline, linea di confine. Una linea di confine tra i due mondi. È davvero un piatto meraviglioso, guarda. Le persone si dividono in due categorie relativamente a come mangiano la pizza. Ci sono le persone che si ritengono aristocratiche, che scartano il contorno, che plebeo il contorno, capito? E vanno direttamente al cuore della pizza. E dopo alla fine sono già salti e non lo toccano più il contorno, chiaro? Infatti tu vedi, fai in una pizzeria e vedi che i piatti hanno tutto il contorno della pizza lì nel piatto, perché hanno un animo, si ritengono patrizi e vanno a mangiare subito la parte centrale. Io invece che mi sento un plebeo, prima mangio la parte esterna, che è la parte meno desiderabile, e man mano procedo verso l'interno. Tu invece hai fatto una cosa strana che io non avevo mai visto. Hai già sezionato la pizza a priori. E ci devo pensare cosa vuol dire questa faccenda qua. Perché è la prima volta che vedo, una pizza sezionata ancora prima di essere mangiata. Il matrimonio è così difficile da gestire, specialmente per la moglie, che ogni moglie ha bisogno di venire consolata. Restiamoli appesi a da un Sisifo. Bravo, bravo. A un prezzo decente. Cosa c'è di bello, signora? Dolcetta, dessert. Gradite. E il dessert migliore sarebbe lei. Io prendo un caffè. Due caffè? La signora che dice dessert, vuole niente, caffè. Vedete che bella. Due dessert, signora. Ok. Un giro di pista, un giro di pista, la vita è una svista. La svista che ha fatto un atomo folle o un dio un po' distratto. A volte son buoni i vari ingredienti, come pure le intenzioni. Signorina, poi dopo ci porta il tonto, per piacere. Va bene. Cosa c'è? Cosa c'è? Andiamo.
ho sentito un leggero lapsus linguae. Ma basta una svista, un giro di pista, altri giri di pista. Eccomi qua, mi sento tanto come la scimmietta di coso, la Trilussa. La conosci la poesia di Trilussa, no? Vero? La conosci? Senti che bella dieta che c'è qua. Guarda che l'uomo ridicolo sta alla base del pensiero di Dostoevskij, eh? Nei confronti dell'amore di Miceneo, quello che chiamo Miceneo, ho sempre avuto dei sospetti sin da giovane, per cui io sin da giovane ho sempre evitato di andare con le donne che mi piacevano, sono sempre andato con le donne alle quali io piacevo, perché veniva tutto più semplice, più naturale, capito? Sempre avuto questo aspetto, non mi ha mai convinto l'amore di Miceneo, si dice, amore romantico. E poi dopo ho tutto teorizzato nel libro La stirpe del serpente. Io, per i giovani, sono l'esempio di come uno può invecchiare. Loro vedono in me una persona anziana ancora carica di vitalità. E questo dà loro tanta speranza per il loro futuro. La sostanza dell'operazione è questa qua. Quindi tutto il resto è apparenza, è forma, la sostanza è un'altra. E quando vedono i miei video, vedono una persona anziana ancora piena di grinta e di aggressività. E ciò è di buon auspicio per loro, per il loro futuro. E questa è l'essenza del mio canale. A me non c'è la mediazione della civiltà, a me parla la barbarie, se vogliamo intendere l'inconscio come barbarie. Cioè, quello che io dico è immediato, e non esiste una mediazione della civiltà. La civiltà allontana dall'immediatezza. L'inconscio è come la barbarie. Giordano Bruno, se vuoi tracciare un solco diritto, attacca il tuo aratro ad una stella. Va bene, Tommaso. Come? Tommaso, io allora prendo la prima copia. Ti faccio tanti auguri per tutto, va bene? Anche quell'altra. Ti faccio tanti auguri per tutto, va bene? E come mi saluta? Ti saluto alla vecchia maniera. E ti dico in bocca al pupo, va bene? Arrivederci. Ciao Tommaso, arrivederci. L'uomo disse alla scimmia: sei brutta, dispettosa, ma come sei ridicola, ma quanto sei curiosa. Quando io te vedo, rido. Rido non si sa quanto. La scimmia disse: sfido, ti rissomiglio tanto,